Incredibile, cari amici, beh, credibilissimo. Qua all'Eur di Roma, zona sud di Roma, c'è un parco con il lago e adesso andiamo a vederlo. Venite con me, cari amici. Andiamo a scoprire il parco delle cascate all'Eur di Roma, una città nella città. Ecco la prima parte del lago con i palazzi Poste Italiane, Telecom Italia, incredibile. E poi qua il lago con vari imbarcaderi per le imbarcazioni, il lago comunque un po' profondo, ma sembra di stare in quelle zone, cioè se noi dicessimo siamo in India sarebbe credibile, non sembra l'India se vista così. Tutto l'INAIL addirittura, guardate, così. Credite, cari amici, siamo qui all'Eur, proprio al lago dell'Eur, a vedere il giardino delle cascate. Giardino delle Cascate al Parco Euro, il 29 agosto 2017, Gennaro Giolmini vi porta in visita. Dai! Una visita virtuale gratuita, eppure sembra di essere in India. Ditemi se questa immagine non vi sembra l'India. Veramente. E il lago qua continua. Cari amici, il giardino delle cascate, e guardate che bello di qua, guardate che bello, le cascate, guardate che cosa, ma incredibile che abbiamo trovato. Spruzzi d'acqua a non finire, l'acqua del laghetto Eur. Ah, che bello, ah, che bello. A Roma, a rinfrancarmi. Ma venite qua, c'è poca gente che viene qua all'Eur, al Giardino delle Cascate. Ed è incredibile, invece è un posto fantastico. Venite ragazzi, venite! Ma guardate cosa trovate! Io non so quanto tempo, che non vedevo una cosa del genere! Fantastico, cari amici! Vi ho portato alle cascate del Giardino Eur! Fantastico, cari amici! Qua quella bella borsa d'avvocato, come Falco diceva. E siamo qua, proprio all'Eur di Roma, zona Eur, la zona sud di Roma, e c'è questo incantevole giardino che vi invito a venire a visitare, perché è troppo bello. Il volume va bene, perché naturalmente sentirete anche la cascata. È incantevole il posto, è un posto incantevole. 29 agosto 2017, da Gennaro Giolmini vi ha portato al Giardino delle Cascate, a Roma, zona Euro, a visitare il Giardino delle Cascate. È
dove potete trovare magnifica natura. Sembra che siamo, ma veramente, ma come se fossimo veramente un mondo fantastico, un mondo tutto a sé, nel senso un mondo visibile, ecco, come dovrebbe essere dappertutto, come anche Roma. Roma è una città visibile, certo, è una città bellissima, naturalmente un po' calda, un po' tutto, no, allora ci sono questi posti fantastici, perché non c'è quasi nessuno, sono pochi, pochissimi sono venuti qua, ci sono turisti stranieri, perché gli italiani non vengono a godere al giardino delle cascate delle Alpi di Roma, non vengono a godere della natura, al giardino delle Alpi di Roma. Continuiamo con le cascate, mette un po' di vento. Guardate, guardate, ma dove vi ho portato, cari amici? Ma dove vi ha portato Gennaro Giannini? Ma dove vi ha portato? Ma cari amici, ma l'avete mai vista una cosa così? Da qualche parte, qualche filmato che vi fa vedere Roma, questa Roma. Ma neanche a pagamento avete visto filmati del genere. Cioè, nel senso, sono bellissimi i vostri, io mi riferisco, fantastici, no? Non per dire, non per fare scena. Io vedo bellissimi video, però io non avevo ancora visto un video di Roma, che qua si chiama Roma, con queste cose così belle. Ci saranno anche, ma nessuno mai mi ha detto: Gennaro, guarda che c'è questo luogo. Vabbè, ci saranno troppo, è vero, troppo da fare, a volte non è facile poter, naturalmente, però se io lascio la videocamera qua, io non vorrei ritrovarmela sotto le cascate, no? È vero? Io ho questo dubbio. È bellissimo il posto, però devo fare in modo che la videocamera non perda l'equilibrio, non salti giù dalle cascate, altrimenti il video non vi arriverà mai a casa. Se vi arriva a casa il video, se lo potete vedere, vuol dire che la telecamera non è cascata nel lago. Ecco. E cari amici, cosa potete notare, cosa potete godere? Oh, ma vi ho trovato un posto, Non potevamo mai immaginare che a Roma, in città, all'Euro, ci fosse un posto così bello. È vero, in città ci sono i supermercati, cioè i posti, tu prendi una bella anguria a un euro, c'è un prezzo incredibile. Una bella fetta di anguria, che poi sarebbe mezza fetta, ma anguria è quella grossa, è già vista in meglio, no? Cioè, ci sono tanti modi per superare l'estate calda. Però io, dove vi ho portato adesso, oltre che superare l'estate calda, ma che bello, ma che bello. Sempre che non mi caschi di sotto. No, no, troppo pericoloso qua. Cioè, per la videocamera, non per me, eh. Io me la cavo. Io me la cavo, cari amici. No, non rischio per me. Io posso rischiare per la videocamera che si sfracella nel lago. Però non preoccupate. La videocamera vedo un po' così. La videocamera vedo che non casca di sotto, perché non la prenderei più. Ma io spero che questi matti non caschino di sotto, non fastidio. Comunque, fantastico. E vi dico, in questo posto fantastico ci c'è, in questo momento ci sono solo io, due turisti di là,
naturalmente noi per privacy non ci apriamo. Sono due turisti di là, poi altri tre turisti che erano passati, altri quattro turisti. Insomma, però devo dire, soprattutto turisti, soprattutto stranieri, possibile, ma venite qua, venite a godere al giardino delle cascate, al lago dell'Eur, non è la pubblicità, è vita, è ciò che conta, no? Allora cosa conta nella vita? Ci sono delle cose che contano, fare anche una cosa che conta, però fare sempre quella, così bisogna vedere, cioè godere di questo spettacolo, però chiaramente per godere di questo spettacolo bisogna fare le proprie fatiche, le fatiche le abbiamo fatte. Vi devo dire, cari amici, siete stupendi, fate dei video fantastici, quello che adesso sta facendo talmente tanto che ho fatto questo video, ma non vi preoccupate perché tra pochissimo poi sono sempre dietro, quindi certamente, tra un istante trovo più questo. Da questo da dire, sì, allora noi potremmo stare sempre qua, se stessimo sempre qua, sarebbe terribile, no? Quindi, per cambiare, ok, noi facciamo una sessione delle fatiche e dopo dai, godiamocela questa vita, ma nel senso buono, più buono di così, più buono di così, non so, cari amici, io vi ho portato in un posto bello, più buono di così non lo so, dove dovevo portarvi, ci sono posti belli come questi, l'ho portato qua, ecco qua, devo chiudere bene la borsa, ci sono posti fantastici come questo, li ho portato qua. Ah, era un po' in controluce, eh? Eravamo un pochino in controluce. Ah, guarda, no comment, troppo bello, very wonderful. Ah, ma state sicuri che posti belli come questo ve ne trovo, ve ne trovo. Facciamo incetta, cari amici, incetta, cioè proprio andiamo da un posto bello all'altro. Ma io spero che vengano bene i video, tutte le cose, ecco, come al solito. Alcuni che passano davanti, è un classico. E qua, vabbè, un po' di fiorellini. Qua è il lago dell'Eur. Incredibile, eh? Ma proprio qua al parco delle cascate abbiamo fatto, diciamo, il nostro dovere, però oggi è più di un dovere perché andare per ministeri a consegnare lettere sui cambiamenti climatici non è poco, eh? E così abbiamo il lago dell'Eur, questo mio dovere l'ho fatto, ho fatto qua questa lettera consegnata la lettera, vedete? Questa lettera consegnata sui cambiamenti climatici, due pagine, e poi abbiamo gli allegati delle altre volte, no? Le fotocopie degli allegati delle altre volte, poi l'originale di oggi con la copertina, no? Quindi una volta fatto il nostro dovere, che poi è più di un dovere, perché il dovere sarebbe anche pagare anche un po' a noi stessi, no? Allora, diciamo, a quel punto, badiamo un po' a noi stessi, badiamo un pochino a noi stessi e veniamo qua al bel lago, all'Eur, che l'abbiamo visto all'andata e abbiamo detto, bene, torniamoci al ritorno, giustamente. E quindi, questo è il bel lago dell'Eur. E continuiamo in questo giardino delle cascate, vedete?
di là si continua. La prima volta che vengo dentro il giardino, vengo qua. E allora, cari amici, ma dov'è che è andato quel mare? Dov'è che è andato? Un posto fantastico, al giardino delle cascate, all'Euro di Roma. Naturalmente sono venute un po' di persone finalmente al giardino delle cascate. Quindi abbiamo le cascate, tutto il bel giardino, i palazzi. Quindi tanta gente poi lavora qua, sono uffici. Qua all'Euro ci sono gli uffici, difatti io ero proprio negli uffici prima a fare le consegne. Quindi lavorando tanta gente negli uffici, ma quando siete in pausa pranzo venite al lago dell'Euro. Quando siete in pausa pranzo, qua non è dritta, è proprio fatta così, cari amici, quando siete in pausa pranzo, venite al lago dell'Euro, venite a esplorare tutto questo fantastico mondo. Io voglio sempre apparire al meglio, invece le cose sono belle anche a far vedere così come sono. Io ve la sto facendo vedere così come sono. Proprio così. Un lago incredibile, in un posto incredibile. Ma dai ragazzi. Cari amici, adesso ci aspetta. Possiamo prendere l'autobus 714 che porta fino a Roma Termini, o anche la metropolitana che sta vicino che porta a Roma Termini. Cioè, sia in centro allo stanco, quindi venire qua è un luogo fantastico, fantastico, addirittura però vicino al centro. Bello che qua si lavorano di qua, magari può vedersi questo luogo e sembra veramente di stare in un posto incredibile. Bellissimo, il 29 agosto 2017, tornare a Termini. Ma sapete a che ora mi sono svegliato stamattina? Mi sono svegliato alle 4 del mattino, bellissimo. Adesso non sono svegliato. Siamo qua, si prende bene, guardate, si vede tutto, cari amici. Cari amici, bello essere venuti qua all'Euro, siamo qua all'Euro a Roma, ci siamo appunto svegliati alle 4 del mattino per venire qua, pensate. Abbiamo preso poi il treno per Milano, da Milano abbiamo preso 7:15, 7:15, con arrivo 10:15 a Roma, in 3 ore qui a Roma, quindi con 3 ore di treno. E poi un attimo, siete qua. E quindi, bellissimo, bellissimo. È stato bellissimo venire qua. Dalla Calide, ho visitato la Calide e ho fatto questo giardino delle cascate e il lago dell'Euro di Roma. È bellissimo. Stavolta non è tempo terminato perché giusto a fare gli orari sono drastici,
la cosa che ho detto, ma tanto troveremo il tempo per stare ancora, ancora di più, pure con tutti gli amici, vedrete con tutti i Bernauri, con Alessandro Natalini, con Disperazio, con Bandi Spettini, ma tutti i nostri amici buoni, naturalmente fare un elenco adesso sarebbe lunghissimo, non voglio scrivere nessuno, però io ho dei tempi, questo è un video un po', non può essere troppo lungo perché il tempo è troppo benissimo. Quindi ho detto, Gennaro Pellini, 29 agosto 2017, è martedì, se mi interessa passare di giorno alla settimana, è martedì, Gennaro Pellini dall'Euro di Roma, e non solo, vi ho fatto vedere un po' di tutte le parti, e il video lo caricherò quando potrò, perché chiaramente. Saluti e baci cari amici, il cielo non c'è una nuvola e questo è il bel lago. Facciamo un passaggio sul ponte a vedere le cascate. E a vedere l'Euro di Roma. Roma. E qua la cascata, e noi siamo sul vetro, e lì le cascate, l'acqua scende e forma altre cascatelle. Ciao amici, e abbiamo trovato il nostro bar al fungo dell'Eur, al cosiddetto fungo dell'Eur. Faceva un caldo. Andiamo a vedere un po' i giardini. Cari amici, siamo qua a Roma, zona Eur, perché poi c'è alcuni ministeri anche qua all'Eur. E benissimo, adesso vediamo un po' questo giardino e poi andiamo verso il lago dell'Eur e poi tutta la zona che possiamo riuscire a fare, nel tempo limite che abbiamo, come sempre. Però conveniva venire qua perché con tanto caldo, 29 agosto, qua si sta bene. Dietro il cosiddetto fungo dell'Eur c'è questo giardino. Allora facciamo un giretto, dai. Ecco il fungo dell'Eur, e sotto c'era il bar che, ci voleva, c'era un caldo pazzesco. Qua doveva esserci un punto dove c'erano gli orti, però insomma, praticamente orti di privati. Possiamo vedere che sono rimaste alcune piante di praticamente il pomodoro, un po' di orti privati, però non è che l'hanno mamma, dico a mia madre, ma non è facile mettere su e tenere un orto, Questi sono gli orti didattici, però
col caldo 40 gradi, e dico a tutti, insomma, pomodoro, neanche a farla apposta, pomodoro. Poi qua ci sarà la zucchina, però a tenere un campo didattico, un orto didattico a 40 gradi, ripeto, non è facile. Qua la zucchina in fiore, è qua con la borsa, la zucchina in fiore, la borsa la metto da parte, la zucchina in fiore che la pianta tiene ancora, abbiamo la zucchina in fiore, il fiore di zucchina, quella come la vendono al negozio, dall'ortolano. Venite a raccogliere i pomodori che sono qua, che vi stanno aspettando. Allora, qui dopo le piante di pomodoro, che qua alcuni pomodori erano già da raccogliere, poi sono diventati così, pomodoro, e poi, ma qua sembra quasi il finocchio, però non vorrei sbagliarmi, sembrano delle piante di finocchio troppo cresciute senza la cosiddetta rincalzatura, praticamente è per far venire il finocchio grosso, se no viene il finocchione sopra, no? Lo rincalzano in che modo? Ci mettono un'altra terra sopra, invece questo così non è stato fatto. Piante, e questo sarebbe l'orto, però a 40 gradi è venuto così. Venite a raccogliere i pomodori, osti. Io non li posso raccogliere perché non è mio il campo. Dovete venire voi che vi appartiene, no? Vi pare. Cioè, perché far andare a male i pomodori? Perché li fate andare a male e non li venite a raccogliere? I pomodori ciliegini? Perché? Per quale motivo? Pomodori ciliegini all'Eur di Roma. Allora, avete fatto gli orti in città, sono cresciuti i pomodori e vanno raccolti, ci sono ciliegini che qua vi potreste fare una scorpacciata. E questo è il bel campo, il campo didattico al cosiddetto fungo dell'Eur, dove abbiamo trovato il nostro bel bar, perché 40 gradi, voglio vedervi voi se non desideravate un bar. Boom, qua vediamo un po'. Cari amici, siamo qua all'Eur fino al fungo. Uccellino. E cari amici, siamo qua all'Eur vicino al fungo dell'Eur, cosiddetto fungo, è una costruzione a forma di fungo e c'è anche un ristorante, un bar, ci siamo presi un sorbetto al limone, qua la migliore cosa col caldo che faceva. Ci voleva proprio una giornata così, era buono farla finirla bene con un sorbetto al limone, benissimo. E siamo qua in questo luogo, bel luogo, in una città di Roma assolatissima, il 29 di agosto 2017, Gennaro Gelmini. Siamo qua, abbiamo ritrovato un po' di ristoro, un po' di refrigerio, un po' di pace in questo giardino didattico. E difatti abbiamo anche il calendario
delle semine, di tutte, cipolla, pomodoro, carota, lattuga, fagiolo, melanzana, patata, zucchina, fagiolini, finocchi, piselli, cavoli, spinaci. Via dell'Antartide, infatti si vede perché ci sono 40 gradi e siamo ancora qua benissimo all'Eur di Roma. Si riconosce, dai, si riconosce che siamo all'Eur. E anche questa è arte. E siamo qua in quello che è un bel giardino usato anche come orto, gli orti urbani, come si dice, degli orti in città, per imparare la natura anche in città, per imparare a fare natura, a il contatto con la natura anche in città. 29 agosto 2017, Gennaro Giolmini, benissimo, Gennaro Giolmini vi saluta.